nella Gallia divan Palodio contro l'invasore romano. Tutte le tribù si sono sollevate al comando di Vercingetorige, tentando di stroncare l'avanzata di Roma. Cesare è costretto a riorganizzare le sue legioni perché quella che stava per essere una grande conquista non si tramuti in una tremenda disfatta. Il loro capo Lisircos è spietato e crudele. Ricorda sempre questo che ti dico, Marco Valerio. Siate veloci nell'attacco quanto nella fuga. Precisi nel colpire. Dimenticate di essere romani e preferite l'agguato. Tratta da un episodio del Debello Gallico, la schiava di Roma è la storia di una centuria lanciata da Cesare all'attacco di ogni punto chiave dello schieramento barbarico. La grande avventura di uomini che con il loro eroismo permetteranno a Roma la conquista delle Gallie. Immaginavo. Una donna. Questo mi pare fuor di dubbio. E non avrò pace finché i fiumi delle Gallie non strariferanno sangue romano! Con la stessa tattica dei moderni commandos, essi sfuggiranno alle insidie di un popolo che ha giurato la loro distruzione. Tra Rossana Podestà, la principessa dei barbari, e Guy Madison, il comandante della centuria romana, nasce, in mezzo all'odio e alla morte, una meravigliosa storia d'amore che vivrà oltre la guerra e la violenza, al di sopra della lotta selvaggia che divide i due popoli. Perché ti amo? Sconvolgente come la palude che ad ogni passo può inghiottirli, terrificante come il supplizio che li aspetta. È spaventoso. Dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo fermarli. Un film d'epoca raccontato con il realismo della vita di oggi. Marco! Dobbiamo fermarci, altrimenti la ferita peggiorerà. Bisogna estrargli la freccia. Fermo! Dea Proserpina, Hildfun! Tu? Ma come ti sei combinato? Mi sono travestito da Bosco. Ma dove ti eri cacciato? Ti credevo a Roma. La schiava di Roma. Un grande film per una pagina gloriosa della storia di Roma. Prodotto da Marco Vicario per l'Atlantica Cinematografica, La schiava di Roma è il formidabile risultato di un anno di preparazione, di 5 mesi di lavorazione nelle paludi, nelle montagne e nelle foreste stesse dove l'episodio avvenne. Il film che vi avvincerà con l'incalzare delle sue sequenze, che vi commuoverà con la profonda umanità dei suoi personaggi. Rossana Podestà, Guy Madison, Mario Petri, Giacomo Rossi Stuart sono gli stupendi protagonisti di questo film eccezionale.